Allora, buongiorno a tutti, iniziamo questa presentazione di Trendmark, questo progetto che da molti anni portiamo insieme tra le due associazioni, CNA Marche e Confartigianato Imprese Marche, Intesa San Paolo che ci supporta e anche due gruppi di studio, uno su tematiche più macro, uno su tematiche invece economico-gestionali. Il mio compito oggi è anche quello di fare da coordinatore, per cui iniziamo rispettando i tempi. L'obiettivo è quello di, come vedrete, affrontare le tematiche delle micro e piccole imprese con una logica ben precisa e fortemente interconnessa, partendo da aspetti di tipo macro. E sarà un gran piacere ascoltare il dottor Giovanni Foresti, economista, direzione studi e ricerche Intesa San Paolo, che ci farà proprio un quadro sia della situazione nazionale che di quella marchigiana. Poi il professor Ilario Favaretto, che affronterà le tematiche con specifico riferimento alle nostre imprese e alla nostra regione, ma vedrete un fortissimo collegamento, e infine anch'io che interverrò invece in questo caso come relatore con un focus specifico sull'innovazione. E poi le considerazioni finali che saranno assegnate al Paolo Silenzi, presidente di CNA Marche, e l'introduzione a Emanuele Pepe, presidente Confartigianato Imprese Marche. Ci dovrebbero raggiungere anche il presidente Acquaroli o in collegamento anche l'assessore Mirko Carloni, ma intanto noi iniziamo e a salutare e introdurre proprio per conto di Intesa San Paolo abbiamo il dottor Vincenzo De Marino, che è il direttore commerciale retail dell'Emilia Romagna Marche, il cui ruolo è particolarmente rilevante in considerazione del fatto che, ne parlavamo prima insieme, la sua attività è proprio a stretto contatto con il sistema delle micro e piccole imprese e quindi ci può anche raccontare lo stato di salute di questo comparto che lui ogni giorno viene ad affrontare, con il quale interagisce. Prego, dottore, a lei. Grazie per la presentazione, buongiorno a tutti. Colgo l'occasione innanzitutto per portarvi i saluti della dottoressa Balbo, che per problemi personali non ha potuto partecipare. Lei lo ha fatto sempre con grande piacere e quindi ci tenevo a portare a tutti i partecipanti i suoi saluti. Noi come banca abbiamo veramente un grande piacere di continuare a lavorare insieme con le istituzioni sul territorio, con l'università, proprio perché questi momenti di approfondimento sono particolarmente rilevanti e mi aiutano e ci aiutano come banca nel quotidiano a tarare al meglio quelli che sono gli interventi a favore delle aziende del territorio. Il dottor Foresti dopo toccherà e scenderà nei dettagli di quello che è lo studio e l'analisi che ha fatto la nostra banca. In linea generale si osserva sicuramente una ripresa economica nelle Marche, con l'attesa di ritornare sostanzialmente a livelli pre-pandemia nel corso del 2022. Quindi i presupposti sono importanti, nel senso che pensando alla numerosità delle aziende, oggi finalmente si ritorna a vedere un flusso netto, nel senso una crescita netta delle aziende, una ripresa dei ricavi, una ripresa delle assunzioni. Quindi sicuramente una situazione molto più positiva rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Questo però apre una riflessione importante, perché se nel corso del 2020 abbiamo sostanzialmente lavorato per tamponare l'emergenza, quindi abbiamo messo liquidità nel sistema, abbiamo lavorato con il rifinanziamento, abbiamo allungato le operazioni per le aziende, abbiamo riequilibrato diciamo il medio-lungo delle aziende. Oggi, fermo restando questa parte che chiaramente continua ad esserci, è l'occasione per poter guardare al futuro e per poter costruire su una situazione di grande complessità, quindi di poter trasformare quella che è stata una crisi che nessuno avrebbe mai immaginato in una straordinaria opportunità di cambiare
il tessuto delle aziende per affrontare, diciamo, le sfide dei prossimi decenni. Quindi che cosa serve in questo momento e su che cosa noi come banca cerchiamo di orientarci? Sicuramente serve la parte degli investimenti, che probabilmente è una parte un po' più deficitaria sul territorio, da quello che si osserva, degli investimenti che vanno al di là della parte un po' più tradizionale, ma che si rivolgano alla parte dell'innovazione con un focus particolare, ad esempio, sulla digitalizzazione, degli investimenti che favoriscano la transizione ecologica, quindi tutto il tema della circular economy. Quindi, da un punto di vista finanziario, è questo il salto di qualità che si aspira a fare, che noi vogliamo cercare di sostenere come banca, in maniera tale che anziché andare semplicemente in continuità, quindi cercare di riprendere il filo del 2019, quindi pre-pandemia, oggi si può creare uno scalino, una discontinuità positiva che possa porre le basi per una crescita ancora più forte che guarda nel guardare al futuro. Quindi innovazione, transizione ecologica, digitalizzazione, in questa fase congiunturale, poi vedremo quanto dura la fase congiunturale, c'è sicuramente un sostegno al circolante, visto tutto il tema del costo delle materie prime, e c'è poi tutto un pezzo di crescita manageriale sul territorio, e quindi un sostegno che la Dobanca, con diverse iniziative, anche in collaborazione con l'università, cerchiamo di portare avanti per favorire la crescita, la visione della classe imprenditoriale, ma io nella classe imprenditoriale metto anche chiaramente il piccolo imprenditore, quindi evidentemente tutta la classe imprenditoriale, per poter gestire anche da un punto di vista formativo, di formazione, quelli che sono i cambiamenti che ci aspettano. In questo c'è poi anche un altro aspetto, che è anche il tema del passaggio generazionale, quindi quelle aziende che devono passare di mano, anche in questo contesto può essere particolarmente importante. Un aspetto che sicuramente è particolarmente rilevante poi sul territorio è anche il tema delle filiere, che è un aspetto sul quale Intesa San Paolo ha cercato di lavora dal 2015. Oggi nelle Marche ci sono 21 accordi di filiera che coinvolgono 350 fornitori. In questo modo le aziende più piccole avranno probabilmente anche un benchmark nelle aziende grandi di quelle che sono l'attitudine al cambiamento, e nel contempo, parlando di operatività normale, hanno l'opportunità di avere un accesso al credito più facile, che sicuramente aiuta. Per quanto riguarda, quindi, questo da un punto di vista di quantità dell'accesso al credito, dal punto di vista della qualità è come innestare e dove andare a puntare sugli investimenti. Dal nostro punto di vista, diciamo, operativo sul territorio, il mondo delle filiali, il mondo dei gestori, che noi chiaramente cerchiamo di rafforzare sempre come competenze, deve riuscire, abbiamo l'ambizione di poter sostenere i clienti e quindi aiutarli a inquadrare tutte le tematiche da affrontare e trovare insieme delle soluzioni. Bene, grazie dottore, grazie dell'intervento. Ricordo che oggi è una conferenza stampa, cioè la prima parte di un progetto che avrà la sua definizione entro l'estate con un convegno, e che anche il nostro obiettivo, con Ilario ce lo siamo detti più volte, non è tanto quello di perdere tempo se piccolo è bello o non è bello, come sta facendo qualcuno, ma è di far capire come far crescere e migliorare quello che abbiamo. E allora, in questa prospettiva, interviene ora Emanuele Pepa, presidente Confartigianato Impresa Marche. Prego, eccolo qua. Grazie professore, ho l'onore di presentare questo evento con relatori che sicuramente ne fa sicuramente grande questo rapporto. Bene, un cordiale saluto a voi tutti, ai presenti, chiaramente ai professori, Gregori, al direttore De Marino, chiedo scusa,
E lo faccio anche all'altro professore che ho conosciuto soltanto oggi, il professor Favaretto dell'Università di Camerino, molto lieto di conoscerla. E in questi anni io ho avuto modo di apprezzare particolarmente questo evento. Oggi chiaramente con la carica che mi è stata assegnata dai miei imprenditori associati, ne tengo più in considerazione, rimane sicuramente un momento importante per valutare sinergie, strategie e percorsi. Momenti di approfondimento come questo non ce ne sono molti, chiaramente, è altrettanto vero che è momenti importanti, fondamentali per le nostre imprese, utili soprattutto. Soprattutto avere un tavolo con la presenza dell'università, dell'associazione di categoria, le maggiori associazioni di categoria in titolo di imprese, la presenza dei relatori come anche le banche che sostengono certi progetti, che sicuramente è fondamentale per il cambiamento che ci stiamo accingendo a fare. I percorsi di accompagnamento delle imprese verso il rilancio, la post-pandemia, le nuove opportunità che il PNRR, i fondi europei ci mettono a disposizione. Ciascuno, diciamo, per la propria parte deve fare il suo ed etichettinta, mi permetto anche da dirlo. Però l'unione di intenti sicuramente porterà un grande risultato, anche oggi sicuramente vedremo una tracciabilità, una ipotesi, insomma, comunque sia, reale, in cui ai nostri imprenditori riuscirà sicuramente a far meditare. Dobbiamo sostenere la ripresa, la fiducia degli investimenti, in particolare l'innovazione, la digitalizzazione, chiaramente la sostenibilità, come diceva prima il direttore. Occuparsi di questi temi e analizzare costantemente gli elementi che li compongono nella loro interezza richiede lo studio e l'azione congiunta di vari soggetti con i rispettivi diversi ruoli, conoscenze e caratteristiche. Questo è il lavoro consolidato svolto chiaramente dalle nostre associazioni, ma svolto chiaramente con l'aiuto delle università e l'Istituto di Credito. Questo tipo di analisi è infatti possibile grazie alla conoscenza che si sviluppano costantemente, ciascuno per la propria parte, grazie a una fitta rete di interrelazione tra tutti gli attori. L'analisi attenta, approfondita, trasversale e anche qualitativa che uno strumento come l'Osservatorio Trend e Marche svolge permette di cogliere e leggere aspetti fondamentali. L'aspetto caratterizzato l'economia del nostro territorio, pure quando caratterizzata da stravolgimenti ed elementi assolutamente straordinari come quelli imposti e verificatisi nella fase storica che stiamo attraversando. Abbiamo di fronte una grande sfida che ci deve vedere tutti uniti. Dobbiamo avere la forza di riorganizzarci, di mettere a sistema conoscenze e opportunità, restituire una visione al territorio in una regione come la nostra, ricca di eccellenza. Dobbiamo essere capaci di creare un sistema integrato, con una reale condivisione. Contiamo chiaramente sull'impegno della nostra regione, Marche, che già la vediamo molto attiva, con importanti opportunità che potrebbero dare i famosi bandi che l'assessore Carloni sta lavorando in maniera assidua. Queste misure richiedono ulteriori risorse e interventi a misura di micro e piccole imprese, la spina dorsale del nostro territorio produttivo marchigiano, affinché gli investimenti pianificati possano essere sostenuti e si possono dare risposte concrete e sostanziali alle richieste pervenute. Un pensiero. Pensare oggi che il Covid non c'è più. Questo è un pensiero da imprenditore. Probabilmente il messaggio è che il Covid non è più un problema, o perlomeno non è più il nostro primo problema. Oggi viviamo quotidianamente con problemi che ci pervengono last minute, non ultimo i costi dei rincari,
gasolio, energia elettrica e quant'altro. Ci manca tanta ci manca personale specializzato per poter affrontare i progetti. Questi sono i veri problemi che in questo momento ci stiamo accingendo ad affrontare giorno per giorno. Non dobbiamo più guardare gli altri dal basso verso l'alto, dobbiamo guardare sicuramente con tanta entusiasmo e sicuramente con tanta creatività, dico, e la forza che il nostro territorio può dare, avanti, non dobbiamo più guardare indietro. Io vorrei concludere dicendo che lo sviluppo delle nostre imprese è lo sviluppo della nostra regione, del nostro paese. Grazie, grazie Presidente. Con noi c'è anche, ho visto il dottor Silvano Bertini, col quale abbiamo fatto un po' di considerazioni proprio sulla nuova legge regionale sui ecosistemi per l'innovazione. E allora continuiamo. Dottor Giovanni Foresti, Direzione Studi e Ricerca Intesa San Paolo, un importante centro studi, davvero a lei la parola per questo quadro sull'economia nazionale, internazionale e marchigiana. Prego. Sì, buongiorno a tutti, mi sentite e vedete la mia presentazione, mi confermate? Tutto perfetto. Benissimo, grazie. Io vi presenterò un po' lo scenario macroeconomico internazionale, cercherò poi di raccontarvi quello che vediamo sull'economia marchigiana in termini di opportunità ma anche di sfide nei prossimi anni. Partirei da questa slide che vi riassume un po' in sintesi quelle che sono le nostre attese sull'evoluzione delle economie, delle principali economie internazionali nel 2022 e nel prossimo anno. Chiaramente le difficoltà di approvvigionamento, lo shock energetico e Omicron stanno rallentando il ritmo di crescita e di ripresa delle economie internazionali e tuttavia, come potete osservare da questa tavola, le attese per il 2022 sono di una crescita del PIL mondiale intorno al 4,4%, quindi un tasso di crescita superiore rispetto al pre-Covid. Il 2019 si era chiuso per l'economia mondiale con una crescita del 2,8%, quindi un contesto di ripresa diffusa nel 2022 con l'Italia che continuerà a crescere a ritmi superiori rispetto al suo potenziale. Siamo sopra il 4% nel 2022 dopo il più 6,5%, il brillante più 6,5% nel 2021 che veniva comunque, che era anche una conseguenza del rimbalzo dopo il crollo nel 2020. Quindi un contesto di crescita diffuso, quindi da questo punto di vista un contesto di domanda favorevole, ma con anche delle criticità, no? Di cui si è parlato e che abbiamo visto. Ma vediamo i numeri, no? In questo caso abbiamo voluto rappresentarvi quelli che sono gli indicatori PMI e quelli, gli indicatori del commercio internazionale. I PMI globali per i servizi e per il manifatturiero indicano, sono ancora in una fase espansiva. Ci sono poi alcuni paesi, ad esempio l'Italia, in cui il PMI per i servizi è andato in questi ultimi mesi in territorio lievemente negativo per via appunto della recrudescenza dell'economia. Ma insomma le attese in generale a livello mondiale restano orientate al positivo. Il commercio internazionale era risalito, aveva mostrato un'accelerazione importante nel corso del 2021, tanto che diciamo a metà anno i livelli pre-crisi erano stati già abbondantemente superati. Poi le strozzature nei trasporti in modo particolare ne avevano determinato un rallentamento e negli ultimissimi mesi del 2021 finalmente si è rivista una nuova ripresa. Quali sono le criticità? Se ne parla molto, ci sono sicuramente problemi in termini di stress per quanto riguarda le filiere produttive a livello internazionale. Nel grafico di sinistra vedete quanto questo indicatore di pressione sulle filiere abbia mostrato tensione negli ultimissimi mesi. Al contempo, lo diceva prima il Presidente, insomma, ci sono anche, diciamo così, le imprese trovano anche difficoltà nel trovare personale, no, manodopera sul mercato. E questo sicuramente è una difficoltà che si sta osservando negli Stati Uniti, si sta osservando nei principali paesi europei, ma anche in Europa e anche nella regione Marche. Questo sicuramente, queste difficoltà potrebbero poi spingere al rialzo i salari, creando poi, come dire, una spirale inflazionistica.
Venendo a, appunto, ai prezzi, qui nel grafico di sinistra abbiamo voluto rappresentarvi quelle che sono le tensioni lato prezzi delle commodity. Sicuramente l'accelerazione che queste hanno subito è senza precedenti, e in generale poi anche un po' tutte le commodity hanno subito rialzi importanti nel corso del 2021. Certamente il nostro sistema produttivo è tra quelli più esposti ad altri shock del gas naturale, proprio perché il gas naturale ha un'incidenza elevata tra le fonti energetiche primarie all'interno del nostro sistema energetico. Il 42% delle fonti energetiche primarie è attribuibile al gas naturale. Venendo all'Italia, quello che noi abbiamo osservato nel corso del 2021, l'abbiamo detto prima, è un'accelerazione importante. Abbiamo chiuso il PIL con una crescita intorno al 6,5%, con un'accelerazione importante anche nel confronto con quello che abbiamo osservato in Europa. Solo la Francia, tra i principali nostri competitor, ha fatto meglio rispetto all'Italia. Siamo in questa fase, in questi mesi, in una fase di rallentamento, dovuto sicuramente alle tensioni, ai problemi di approvvigionamento, ma dovuto anche alla recrudescenza della pandemia. Le nostre attese sono di un ritorno all'accelerazione a partire dai mesi primaverili, quando la pandemia finalmente consentirà, no, di un rimbalzo nuovamente importante per quanto riguarda quelle attività più penalizzate proprio dalla pandemia stessa, quindi in modo particolare i servizi, in modo particolare poi il turismo. Venendo alla regione Marche, qui mi piace presentarvi una fotografia che noi siamo riusciti a raccogliere tramite un'indagine che noi realizziamo sul territorio, tramite la nostra rete di gestori, imprese e retail. Abbiamo raccolto più di 150 risposte dei nostri gestori che ci hanno offerto la fotografia di più di 23.000 imprese del territorio marchigiano. E qual è la fotografia che ci viene restituita? Beh, viene rappresentata in questo grafico, in questa slide, e in estremissima sintesi questa slide ci dice che tutti i settori, fatta eccezione per il sistema moda, questa è una importante eccezione per questa regione vista l'importanza del settore, e fatta eccezione per il turismo, riusciranno a recuperare quanto perso nel 2020 già nel corso del 2022. Quindi questa è una notizia importante: l'economia marchigiana finalmente al pari di quella italiana recupererà quanto perso nel suo complesso già nel 2022, con quelle due eccezioni che vi ho detto appena adesso. A livello dimensionale, qual è il quadro? Beh, mi piace evidenziare questa fotografia in cui abbiamo voluto confrontare di nuovo le opportunità di recupero marchigiane per classe dimensionale nel confronto con l'Italia. Sicuramente le imprese di piccole, medie e grandi dimensioni ben si comportano nel confronto italiano. In termini di dinamica osserviamo una crescita simile nell'economia marchigiana rispetto a quella italiana. Le criticità le osserviamo tra le imprese micro, che anche a livello italiano faticano di più a recuperare i livelli precrisi, e nelle Marche confermano questa maggiore difficoltà. Quindi bene, un contesto di ripresa in cui anche le micro recuperano, ma sono un po' più attardate rispetto alle imprese di medio-grandi dimensioni. Questo vale un po' per tutti i settori. Qui abbiamo voluto rappresentare i principali settori di specializzazione di questo territorio, quindi il recupero sarà pieno un po' nel 2022 in tutti i principali settori di questo territorio, quindi meccanica, elettrotecnica, sistema casa, il mondo delle costruzioni. Il recupero sarà particolarmente evidente per le imprese medio-grandi, ma anche le imprese micro riusciranno a recuperare i livelli prepandemici. Criticità maggiori saranno presenti nel sistema moda, che è quello, insieme al turismo, il settore più penalizzato dalla pandemia, e in questo caso vedete che anche le imprese medio-grandi non riusciranno a recuperare quanto perso nel 2020 già nel 2022. Quindi un settore questo che è più in difficoltà e che, considerando la sua importanza, sicuramente frena parzialmente l'economia marchigiana. Ma veniamo alle criticità che sono state già dette da chi mi ha preceduto, no? E di nuovo qui abbiamo voluto rappresentare la fotografia che i nostri gestori ci hanno raccontato osservando l'operatività delle loro imprese clienti. Sicuramente il territorio marchigiano è molto penalizzato dal tema dei rincari delle commodity e in generale dalla questione degli approvvigionamenti. Notate in questa slide, soprattutto per quanto riguarda le prime righe, che vi evidenziano proprio le difficoltà in termini di approvvigionamenti, come l'istogramma
gamma rosso sia più pronunciato di quello blu. Quindi sembrerebbe che questi problemi siano particolarmente sentiti in Italia in generale, ma particolarmente sentiti proprio in questa regione. E questa è, diciamo così, anche una conseguenza dell'elevata vocazione manifatturiera di questo territorio, no? Che porta questo territorio a risentire maggiormente di queste criticità. Abbiamo voluto osservare anche quelle che sono le risposte delle imprese e qui a mio avviso emergono degli elementi di nuovo molto interessanti, no? Se guardiamo al manifatturiero, sicuramente le imprese nel grafico di sinistra hanno reagito rivedendo al rialzo le loro politiche di prezzo, quindi rivedendo i prezzi della produzione, ma è questo davvero un elemento importante che osserviamo a livello italiano e che è confermato anche nell'economia marchigiana, c'è da parte di una buona quota di imprese anche la tendenza a rivedere i processi o i prodotti per ridurre il consumo di materie prime nei propri processi produttivi. E questo sicuramente è un'indicazione interessante, no, di risposta strategica non di breve periodo ma che può davvero tradursi in un'opportunità nel medio-lungo termine. Più diciamo così preoccupante, se vogliamo più allarmante, il tema della rinuncia alle commesse che noi osserviamo soprattutto nel mondo delle costruzioni. Qui la mancanza a volte di materie prime, no? La mancanza poi di strutture, la mancanza ad esempio di ponteggi, no? Mi viene in mente questo esempio, ha portato il mondo delle piccole e medie imprese delle costruzioni a rinunciare in un numero elevato di casi anche alle commesse. Proseguendo e vedendo appunto quelle che sono le reazioni del tessuto produttivo locale, mi piace evidenziare come ci sia anche in corso una revisione delle politiche di approvvigionamento delle imprese. Di fronte a queste criticità di approvvigionamento, le imprese hanno soprattutto cercato di trovare dei nuovi fornitori, soprattutto a livello italiano e in alcuni settori in modo particolare, caratterizzanti di questo territorio, quindi sistema casa e sistema persona, potete vedere che la ricerca di questi nuovi fornitori è avvenuto proprio all'interno della regione, quindi creando delle opportunità interessanti e importanti per la filiera presente nella regione Marche. Proseguendo, l'altra osservazione che abbiamo potuto fare riguarda i magazzini. Noi veniamo da un quindicennio in cui, o gli ultimi vent'anni, in cui abbiamo osservato un forte ricorso al just in time da parte delle imprese italiane e anche di questa regione. Quello che abbiamo osservato nell'ultimo anno è un potenziamento dei magazzini diretti proprio a come conseguenza, no, di quelle difficoltà di approvvigionamento che abbiamo visto prima. Potenziamento soprattutto in termini di materie prime e semilavorati, ma anche di prodotti finiti. L'unica eccezione per quanto riguarda i prodotti finiti è il sistema persona, ovvero il sistema moda, dove come potete vedere c'è in realtà un ridimensionamento dei magazzini dovuti anche al decumulo, no, di prodotti finiti che si erano diciamo così, che erano andati ad aumentare il magazzino nel corso del 2020 a causa dell'invenduto causato dalla pandemia. Vado alla parte finale, su quelle che sono le priorità, sono state un po', no, riprese un po' da tutti e qui di nuovo vi restituisco la fotografia che ci hanno dato i nostri gestori. Per le imprese medio-grandi le priorità sono l'internazionalizzazione, il digitale e la ricerca e sviluppo. Per le imprese micro e piccole vediamo ai primissimi posti il tema del capitale umano, quindi la formazione e il passaggio generazionale, sono le priorità, così come poi prioritario è poi il tema sicuramente della digitale e della ricerca e sviluppo. E queste priorità possono essere, diciamo così, trasformate in opportunità se le imprese davvero realizzeranno un'accelerazione degli investimenti. E da questo punto di vista qual è la situazione? Beh, ve la rappresentiamo in questa slide che evidenzia come effettivamente le attese sono di un'accelerazione importante degli investimenti per quanto riguarda le imprese di piccole, medie e grandi dimensioni nel corso del 2022. L'unico elemento, se vogliamo, di criticità o comunque di ritardo che è evidente da questa slide è la situazione che riguarda le microimprese. In questo caso sì, ci attendiamo un recupero degli investimenti nel corso del 2022, ma insomma rispetto alle imprese di medio e grandi dimensioni c'è un ritardo importante che va colmato, deve essere colmato anche attraverso una maggiore consapevolezza di quelle che possono essere le opportunità offerte dal PNRR, no? E anche da tutti i progetti di ricerca, no? e da tutte le opportunità che il sistema innovativo della regione può offrire alle imprese proprio in questa fase. E poi chi mi seguirà
so che ne parlerà e si soffermerà su questo. Ma insomma, vedere questa fotografia in cui insomma, il più dell'80% delle microimprese ancora non sa o ha una conoscenza insufficiente di quelle che potrebbero essere le opportunità offerte dal PNRR, sicuramente ci deve allarmare e ci deve spingere da questo punto di vista a creare maggiore informazione e consapevolezza nel tessuto produttivo di questa regione sulle opportunità che, diciamo così, uniche che il PNRR offre proprio in questa fase in questo contesto economico. Io mi fermo qua, se poi ci sono domande sono a disposizione. Bene, grazie molto dottor Foresti, evidenzio che questa è una conferenza stampa, come vedete molto di più di una conferenza stampa. Tutti questi contributi specifici sul sistema delle micro e piccole imprese, sulle Marche, capite che evidenziano davvero l'utilità di un incontro di questo tipo che non è né così diffuso e così specialistico invece. Questo è veramente un aspetto che vorrei sottolineare. Ma continuiamo in questa direzione perché vedete che c'è un fil rouge che collega tutti i vari argomenti, nel senso che da questa prospettiva macro, internazionale, nazionale, le varie tematiche che abbiamo visto sui vari settori, sulle problematiche, ci permettono di entrare adesso nelle nostre Marche con riferimento ad alcuni aspetti non solo di quantità ma anche di qualità della micro e piccola impresa. Allora al professor Ilario Favaretto. Prego Ilario, a te. Grazie. Io mi riallaccio a quanto è già stato detto, nel senso che appunto abbiamo non dati completi sul 2021, ma stiamo per avere le ultime informazioni e perciò l'appuntamento che, come il magnifico rettore prima richiamava, di giugno, insomma di verso l'estate, sarà un appuntamento molto importante perché avremo la verifica di queste interpretazioni che oggi vi proponiamo come guideline e nello stesso tempo sarà maturo il tempo delle scelte, cioè occorrerà intervenire. Prima l'osservazione. La seconda osservazione riguarda proprio questo discorso che ha fatto adesso De Marino e anche Foresti, e cioè attenzione che la risposta alla crisi è una progettualità, non è una serie di eventi che andremo a registrare. Se il sistema non trova una sua progettualità, il percorso potrebbe anche diventare molto accidentato. Ma rispetto a che cosa? Rispetto al fatto che la ripresa si è verificata, il mercato è tornato, diciamo, il nostro sistema c'è, non è che si è dileguato e non c'è più. Però, come adesso documenteremo, ha al suo interno fenomeni molto diversificati. Innanzitutto settorialmente, ma conseguentemente anche territorialmente, cioè nel senso che noi sappiamo che la caratterizzazione produttiva di questa nostra regione è fortemente ancorata ai territori. Detto questo, i due protagonisti, diciamo, sullo sfondo, e poi entro nel merito, ovviamente è il governo, cioè qui il problema diventa come si trasferiscono queste analisi e queste osservazioni alle politiche e dall'altro alle rappresentanze, cioè come le associazioni categoriali possono e devono diventare protagoniste nel sostenere questa progettualità e andare in una certa direzione. Detto questo voglio entrare nel merito, se Giovanni Dini e il dottor Dini mi aiuta. Volevo solo le prime due slide, facciamo la prima e poi la seconda, che riguardano appunto l'andamento delle imprese, io ve l'ho riproposto perché è il punto di riferimento iniziale del ragionamento. Guardate che le Marche sono interessate, come vedete, dal 2011 diciamo, a un fenomeno molto rilevante di uscita di imprese micro e piccole dal mercato. E la crisi non ha fatto altro che accentuare questo andamento. Perciò noi non siamo in una situazione neutrale. Siamo in una situazione nella quale l'economia regionale sta verificando un cambiamento, direi, di pelle. Cioè, di fatto, quello che era un elemento di forza, il gran numero delle imprese artigiane, il loro continuo essere avere un trend positivo di crescita tra cessazioni e nuove registrazioni, eccetera, 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 da molto tempo, non dalla pandemia, ma da molto tempo ha cominciato a modificarsi. Ergo, quel punto di riferimento che anche
De Marino ha proposto, cioè attenzione, non osservare come si modificano le, e se si modificano le filiere, sarebbe un errore, perché questo fenomeno incide moltissimo e perciò le filiere sicuramente si stanno modificando, ma quanto e dove e tutte? Ecco, questi due dati volevo ricordarvi. La seconda slide era l'impresa artigiana. L'impresa artigiana è ancora più evidente come questa modificazione sia forte e conseguentemente come l'organizzazione del sistema produttivo cambia o dovrà cambiare, perché a volte l'elemento di forza non è sta immediatamente nel cambiamento, a volte l'elemento di forza sta nella capacità di galleggiare, ma il galleggiamento non ci dà maggior valore aggiunto, non ci dà maggiore ricchezza da mettere in circolazione e conseguentemente sarebbe un'illusione affidarsi al galleggiamento, diciamo. Detto questo, il primo grafico è una visione di insieme, cioè totale imprese, come sono andate le variabili principali che osserviamo. E come vedete la ripresa c'è. La linea blu dei ricavi ci dice che appunto, sebbene la flessione della crisi precedente, quella del 2013-2014, in qualche modo ha pesato, la via di ripresa in termini di attività, perciò i ricavi, c'è stata. E anche l'interruzione che si era verificata nel 2020 di questa ripresa, in qualche modo è stata recuperata. Perciò non siamo ancora, attenzione, in generale al superamento dei livelli precedenti, però il mercato è tornato, il sistema ha risposto e in qualche modo le Marche ci sono. Però, detto questo, abbiamo detto importante la diversificazione, l'articolazione di questo sistema. E allora la prima differenziazione che facciamo è tra servizi, costruzione come settore specifico e poi la manifattura, e come vedete le prime due, costruzione e servizi, la ripresa c'è. Perciò vogliamo, come dire, abbiamo l'occasione per affrontare la nuova situazione non da un punto di debolezza, diciamo, rispetto alla crisi. Stiamo riprendendo, il mercato ci ha aiutato, ma adesso vediamo all'interno del sistema quali sono i punti che hanno maggiormente risposto in questa direzione e quelli invece che hanno delle problematicità. Voi sapete che noi siamo molto attenti alla lettura delle relazioni di filiera e perciò vediamo le relazioni tra conto-terzismo e attività in generale, e perciò ecco che questo dato in qualche modo, come vedete, rispetto alla pandemia eccetera, si è stabilizzato, ma la relazione fra conto-terzismo e attività produttiva non ha ripreso. Perciò c'è una staticità. E questo non è di per sé un indice positivo. Dobbiamo interrogarci, cioè dentro questa staticità che cosa c'è e che cosa manca? Perché la staticità, se non è portatrice di un consolidamento, per esempio, di tutte le variabili che concorrono a determinare un maggior valore aggiunto, e allora la staticità è presupposto di declino, non di sviluppo. Ecco. Come vedete invece, continua a manifestarsi, il grafico vicino, l'importanza di chi ha relazioni con l'estero. Cioè la valvola mercati stranieri, mercati esterni al paese, si verifica sempre più significativa. E perciò, da un lato, il sistema delle filiere sta trovando un assestamento, dall'altro, chi sta sui mercati esteri e riesce a starci, cioè alla competitività, ha un volano in più, ha una forza in più. E questo si verifica anche per il nostro manifatturiero nel suo insieme. Vedete il terzo grafico a destra, come i ricavi esteri non solo hanno ripreso, ma puntano a sviluppi. Ecco, cioè non abbiamo solo una ripresa, ma abbiamo anche uno sviluppo, abbiamo anche il raggiungimento di nuove frontiere. Scusi. Prego Ilario, continuiamo. Allora, dicevo,
Questi due elementi teniamoli d'occhio, perché adesso andremo a verificare le differenziazioni su questi aspetti, e sono differenziazioni molto significative. Chi ha parlato prima, sia De Marino che Foresti, ci hanno ricordato che la variabile principale della tenere sotto osservazione sono gli investimenti. Cioè è difficile, ragioniamo proprio in modo molto semplice, è difficile pensare che il processo di ristrutturazione e di rinnovamento possa avvenire in un sistema economico senza investimenti. Potrebbe anche essere per un certo periodo. Noi in passato li abbiamo chiamati investimenti incorporati dei beni materiali, perciò negli impianti, nei nuovi macchinari, che per quanto non siano magari del tutto innovativi, però il fatto che vengano ammortizzati e cambiati porta una qualche utilità anche nella piccola impresa. Però questo non basta, perché se così fosse il trend sarebbe molto lento e anche poco accentuato. Ecco, allora, da questo punto di vista, gli investimenti, come vedete, mediamente, vi devo richiamare un'altra volta al discorso della condizione ondulatoria degli investimenti nella piccola impresa, ma è una caratteristica strutturale. La piccola impresa non ha un andamento continuo, una curva di continuità, è discontinua nel suo modo di essere, ma il problema è che se in questa discontinuità noi troviamo elementi di modificazione. Allora, in generale, non è che il dato sia molto confortante, perché è molto basso. Ci abbiamo una ripresa, e adesso volevo velocemente arrivare alle differenziazioni. Per esempio, prendiamo le calzature. Le calzature, il rapporto, prendiamo le due variabili, ricavi in conto terzi, sistema filiera, e l'estero. Guardate gli andamenti. Cioè, qui il conto terzi non riprende, ha delle oscillazioni, ma non riprende, e i ricavi esteri non riprendono, si stabilizzano, non vanno più, ancora più in basso. Perciò il settore è in difficoltà. Cioè, occorre trovare, diciamo, il rimedio specifico, perché questo settore, dati queste due variabili, il discorso fatto regge? Sì, gli investimenti non ci sono. L'ho detto prima, lo ripeterò alla fine, ma attenzione che questo diventa il problema. Cosa si deve fare, cosa devono fare gli attori per far riprendere un processo di investimenti nella piccola impresa e nell'impresa decentrata? Se andiamo alla meccanica, vi proponiamo due differenziazioni, perché sono molto significative. La differenziazione tra la meccanica cosiddetta leggera è quella che abbiamo chiamato meccanica complessa. Cioè, partiamo dalla seconda: la meccanica complessa sono i macchinari per attività produttive, sono beni complessi, beni, magari se beni intermedi nelle filiere, eccetera. Mentre la meccanica leggera sono la manutenzione metallica, eccetera, eccetera. Guardate, adesso facciamo la prima: nella meccanica leggera il sistema ha ripreso. Cioè, tutti i rapporti di decentramento produttivo, cioè il conto terzi, come vedete, ha quasi raggiunto, anzi ha superato i livelli precedenti. Pre-crisi, 2015-2016, eravamo al 42,3%, la ripresa porta al 41,6%. Perciò quel sistema, tornato il mercato, ha risposto. Attenzione però, ha risposto anche sui mercati esteri? Sì, in parte sì. Cioè, chi ha questo dentellato ha una competitività, ce la fa a rimanere sui mercati esteri. Ma gli investimenti sono in picchiata totale. Come si fa a aiutare queste imprese a investire? Ed ecco il discorso di prima generale. Ma si può investire senza una progettualità? Come si investe? Come si fanno le scelte di rischio per una piccola impresa per stare sui mercati esteri e nelle relazioni fra imprese? Ci vuole una progettualità forte, e questa progettualità ovviamente fa anche conto delle condizioni con cui queste attività si possono realizzare. Guardate invece la meccanica complessa, avete tutte le indicazioni, guardate i ricavi, in forte crescita,
in forte crescita, un po' di ondulazione durante la pandemia, ma poca poca, guardate, poco poco, e poi, attenzione, forte incidenza e ripresa dei mercati esteri e non ripresa del controtassismo. Cosa vuol dire? Il settore si è ristrutturato. La filiera non è stata solo ricomposta, la filiera è stata modificata, perché è dal 2008 che il peso del controtassismo in questo sottosettore va calando, si stanno modificando i rapporti di produzione, e questi rapporti di produzione sono fortemente, sebbene in modo ondulatorio, suffragati da processi di investimento. Ecco, allora questo è un segnale, secondo me, positivissimo. Cioè, questo vuol dire che questo settore può svolgere la funzione di punto di riferimento eccellente per l'economia regionale. Se poi andiamo alla collocazione territoriale di questi fenomeni, avremo tante risposte molto, molto importanti, perché abbiamo detto che il radicamento di questi fenomeni va anche letto attraverso la georeferenziazione, diciamo, cioè vedere dove stanno, che cosa fanno, quali sono le relazioni per. Andiamo invece agli altri due settori importanti per le Marche, cioè l'abbigliamento e il mobile. Prima il mobile. Ecco, nel mobile abbiamo quasi una stabilità. Avete visto, in qualche modo il mobile aveva subito un forte ridimensionamento nel 2013. Poi ha cominciato a muoversi, ha ripreso i livelli, ha subito la pandemia, ma è rimasto a quei livelli. E anche le relazioni di filiera sono rimaste quasi immodificate. Presa poco. Certo, la congiuntura l'hanno vissuto in termini negativi, ma siamo andati. Sul mercato estero, la competitività di questo settore è sempre molto, diciamo, da conquistarsi. Non è detto che sia garantita, e troviamo elementi oscillatori. Attenzione, ma è positivissimo, fanno investimenti, stanno facendo investimenti ondulatori, picchi e ricadute, ma si fanno, ma questa è la natura della piccola impresa. Ripeto, non ha un elemento di stabilità, non ha un elemento di continuità. La piccola impresa muove gli investimenti a seconda delle condizioni. Invece, se andiamo all'abbigliamento, e qui vi sottolineiamo, noi siamo anche molto perplessi, però non abbiamo avuto il tempo ancora, ma lo facciamo per giugno, verifica, perché abbiamo un fenomeno stranissimo. Picchi e crescite improvvise sia sul controtassismo che nei mercati esteri, che non abbiamo capito, o se è inserito qualcosa di particolare, cioè non ve lo vogliamo vedere, è successo qualcosa di straordinario, non lo sappiamo. Notiamo una anomalia forte per il test di abbigliamento, però attenzione, le due variabili principali su cui lavoriamo sono negative, gli investimenti non si fanno da un pezzo, cioè da circa il 2014, scalata in continuazione. Mi fermo qui con due osservazioni. Diceva prima il dottor De Marino, formazione. Qui noi siamo convintissimi, cioè la ripresa di una filiera diversificata maggiormente spinta verso l'innovazione non può non trovare sul mercato del lavoro una risposta qualificata delle maestranze. Perciò ci deve essere nel medio periodo, non nell'immediato, ma nel giro di 2-3 anni, ci deve essere una risposta, ci deve essere un percorso che migliora questa situazione. Secondo, il discorso degli investimenti, però interpretando il sistema delle imprese. Questo discorso, adesso Gianluca, il magnifico lettore, ci dirà delle cose molto importanti. Perché? Perché ci porterà immediatamente verso i percorsi di come si introduce l'innovazione, a parte che cos'è, eccetera, ma come? E come questo discorso non possa più essere una risposta della singola impresa, ma deve essere una risposta
io dico delle filiere o diciamo del sistema. E allora, concludendo, la progettualità fa capo alla strategia. E perciò governo, rappresentanze imprenditoriali, rappresentanza del lavoro, mondo scientifico, devono trovare una forte sinergia, ma operativa, indicativa. Bisogna trovare i progetti. E siccome voi sapete meglio di me che questa è la stagione che stiamo vivendo nel nostro paese e speriamo che sia veramente positiva, con i fondi europei, con la capacità di introdurre le variabili strategiche a tutti i livelli del sistema, e allora anche la nostra regione può avere un grosso ruolo. Può avere un grosso ruolo perché siamo una piccola regione, ma che ha una storia forte dietro e che può essere anche terreno sperimentale. Bene, grazie Ilario. Allora continuiamo questo fil rouge, abbandono il ruolo di coordinatore dell'incontro e invece mi assumo la maglietta di relatore, affrontando una tematica particolarmente importante. Come avete visto, abbiamo utilizzato un approccio ad imbuto, partendo da quelle tematiche nazionali, internazionali, entrando nell'area delle Marche, affrontando il tema della micro e piccola impresa marchigiana. Interessante questo concetto di micro diverse, e cioè noi parliamo spesso di piccola impresa come fosse un unico aggregato, ma così che non è, no? Dentro abbiamo situazioni molto diverse e su questo dobbiamo fare dei ragionamenti se vogliamo dare delle risposte che siano più utili possibili. E allora l'intervento, per continuare su questa logica, come sempre di Trendmark, è quello di approfondire un tema qualitativo, e il focus è un focus di estrema attualità, riguarda cioè l'innovazione. E già vedete dal titolo la necessità di ragionare su nuovi approcci, vedremo perché allargati. Guardate, questo è un tema di estrema attualità e vedremo anche perché. Gli obiettivi: cercare di capire se le micro e piccole imprese fanno effettivamente innovazione, che cosa hanno introdotto, come l'hanno introdotto, se hanno difficoltà, se stanno investendo e in generale anche se ci sono delle problematiche legate all'accesso ai bandi. Per quanto riguarda la metodologia, noi abbiamo realizzato in questa fase un focus con quelli che sono i responsabili dell'innovazione, ma poi realizzeremo per il convegno prima dell'estate un'ampia indagine empirica, un po' facendo quello che il dottor De Marino fa, direi ogni giorno, e cioè il contatto con le imprese. In particolare, già le riflessioni che faremo oggi riguardano un aspetto di particolare rilevanza, che è il ruolo degli ecosistemi per l'innovazione, ma anche verificare se c'è una conoscenza di queste piattaforme tecnologiche e che cosa si può realmente fare. Pensiamo ai Digital Innovation Hub che sono stati creati in questo periodo, avendo come obiettivo fondamentale quello di provare a individuare degli interventi utili a favorire i processi di diffusione dell'innovazione, e non soltanto con riferimento alla singola impresa, ma anche e soprattutto alle filiere. Quali sono le premesse di riferimento? Cioè, perché questo tema diventa così rilevante? E qui va evidenziato il ruolo molto molto utile della Regione Marche. Ne parlavo con il presidente Acquaroli, con l'assessore Carloni, su quello che è stato fatto. Cito non soltanto la strategia di specializzazione intelligente 2021-2027, ma la recente legge regionale sul rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale delle innovazioni delle Marche. Uno strumento che può essere veramente molto utile per diffondere quell'innovazione tecnologica anche ai sistemi di piccole imprese e alle filiere. Ma oltre questo c'è il PNRR. Noi stiamo lavorando insieme alle altre università, abbiamo creato questa grande aggregazione Abruzzo, Marche e Umbria, che non era scontata e che ci permette di andare uniti nel fare una richiesta proprio sugli ecosistemi per l'innovazione, quindi altre risorse. Altre le abbiamo investite noi come università. Ancora, l'accordo che è stato fatto sulla ricostruzione farà nascere un laboratorio di ricerca a Camerino. Cioè, che cosa sta succedendo? Questo è il tema, che mai come in questo momento noi ci troviamo di fronte già
a delle piattaforme tecnologiche che sono state finanziate dalla Regione Marche. Adesso ne vedremo una che abbiamo aperto noi poco tempo fa. Ancora, altre si stanno già definendo, altre ne arriveranno. Quindi c'è effettivamente l'opportunità di avere, mai come in questo momento, un insieme enorme di piattaforme tecnologiche, di centri di ricerca, di laboratori. Tanto che noi, proprio in maniera concreta, abbiamo recentemente inaugurato questo iLabs Industry a Iesi, quindi è qualcosa già di concreto che uno può andare a vedere. Allora, perché il tema e che cosa nasce da questo focus con i responsabili? Dunque, ci troviamo di fronte in effetti a una sorta di leggenda metropolitana quando si dice che le micro e piccole imprese non innovano. L'innovazione c'è, non risulta dai bilanci, perché non c'è un bilancio di ricerca e sviluppo, ma è nella filiera e molto spesso non viene neanche valorizzata da questo punto di vista. E la pandemia ha accelerato l'attenzione alla digitalizzazione e quindi anche alla sostenibilità, per cui c'è un grande interesse da questo punto di vista. Ci troviamo di fronte però a differenti tipologie di innovazioni. Se noi ragioniamo sui settori diversi, è chiaro che partiamo da innovazioni che possono riguardare gli aspetti organizzativi. Penso all'introduzione del controllo di gestione, quindi nella vita d'impresa, fino a innovazioni invece più tecnologiche e anche più complesse. Per cui, come vedete, è un insieme estremamente eterogeneo che non può essere trattato nella stessa maniera, perché all'interno, lo vedevamo prima con quanto ci diceva il professor Favaretto, tante sono le sfaccettature e tante sono le situazioni differenti. A complicare la situazione, il fatto che queste innovazioni possono essere realizzate all'interno, e questo in maniera evidente derivava, oppure possono essere demandate all'esterno e quindi possono essere acquisite dall'esterno, e questo è un ulteriore elemento. Non c'è in queste imprese un dipartimento di ricerca e sviluppo, ovviamente parliamo di imprese che sono sotto i 50 addetti, quindi imprese piccole, ma uno dei temi che emergeva anche dall'intervento di Foresti, perché c'è stato un intervento veramente importante del centro studi, della direzione studi e ricerche di Banca Intesa, è la non conoscenza di quello che c'è, no? Avete visto che soprattutto da parte delle piccole imprese non ha informazioni di quello che esiste. Inoltre, e qui c'è un po' di considerazioni che ho fatto con il dottor Bertini poco tempo fa, cioè diventa importante uno partire dalla realtà, perché se uno costruisce una piattaforma dall'alto e va verso il basso rischia che ci sia una discrepanza molto forte tra quello che costruisce e quello che serve, no? E quindi la prima domanda è: ma qual è il problema che l'innovazione viene a risolvere? Cioè, a che serve? Due, come funziona? Perché se non gli fai capire come funziona, di nuovo rischi che ci sia una separazione. Quanto costa? L'altro punto fondamentale è però che effetti ha sul mercato, e cioè se la metti sul mercato ci guadagni oppure no, e quanto ci guadagni. Il ruolo di tutti questi soggetti è fondamentale, perché da questo punto di vista un approccio continuativo e sistematico al processo di innovazione, è un processo, non è un fatto tipico, non è l'invenzione, no? Richiede una continuità di rapporti continuativa, ma che può essere anche rischiosa. Allora, questo tema, perché è anche importante, noi usiamo di volte delle parole, ma non è che abbiamo, diciamo, una conoscenza così ampia delle parole stesse. Allora, il tema che oggi viene, diciamo, sviluppato e la terminologia che viene utilizzata è quella di ecosistemi. No, siamo partiti dai distretti, ne discutevo ieri con un gruppo di imprenditori, agli ecosistemi. Ma che cos'è un ecosistema? Come funziona? L'ecosistema in realtà viene dal mondo naturale e fa riferimento al rapporto che c'è tra le diverse componenti e le interazioni simbiotiche che si vengono a realizzare. La logica quindi qual è? È che nei sistemi di innovazione tu metti insieme tanti soggetti, questa è una delle tante definizioni che possiamo prendere, che in maniera rinnovabile, sostenibile, grazie all'interazione di questi elementi, sviluppano innovazione. Quali possono essere gli elementi che sviluppano innovazione? Sono tanti, questi vedete quelli europei, no? Punto impresa digitale, legame di commercio, Digital Innovation Hub, Competence Center, Innovation Manager, centri per il trasferimento tecnologico, università e centri di ricerca, cioè abbiamo veramente un numero di soggetti molto elevato, e qui continuo senza elencarli a evidenziare tutti gli attori esterni dell'innovazione. La ricerca ci aiuta,
ci aiuta perché ci permette di introdurre anche dal punto di vista teorico un concetto importante, di nuovo un altro termine che viene spesso utilizzato, che è quello di open innovation. E che cos'è l'open innovation? L'open innovation sostanzialmente la possiamo vedere in questo esempio, che è esattamente il contrario dell'open innovation, che è quella dei Bell Laboratories. Vale a dire, in quella impresa c'erano 7 premi Nobel. Cioè tutta l'impresa faceva innovazione al suo interno e quell'impresa al suo interno aveva fatto tutto. Ecco, questo è un esempio di closed innovation, cioè l'innovazione chiusa, cioè fatta all'interno, e che era il paradigma dominante. Ma una piccola impresa, la closed innovation, non potrà farla mai. E quindi il tema della open innovation, che si ricollega agli ecosistemi, quindi c'è un contributo teorico anche molto consistente da questo punto di vista. E questo è molto positivo. Al tempo stesso, però, ci dobbiamo fare delle domande, no? E cioè, la conoscenza dello stato dell'arte, il monitoraggio, l'aggiornamento, cioè cosa si conosce di quello che c'è e quante ce ne sono, perché se non cominciamo a farle nascere in questa maniera, ma non le teniamo sotto controllo e non le conosciamo, il rischio è che non diventino utili. Un benchmark con le altre regioni, io mi sono andato a studiare quello che ha fatto il Piemonte, quello che stanno facendo in altre regioni, e noi siamo avanti da questo punto di vista, quindi questo è un aspetto di nuovo molto interessante. Qual è il rischio di questo? Ecco, su questo chiedo veramente un'attenzione, perché il rischio c'è ed è questo, e cioè troviamo i finanziamenti, i vari soggetti finanziano, le università fanno il loro, i centri di ricerca si attrezzano, investiamo nei ricercatori, eccetera, 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 e facciamo anche tanta ricerca, cioè pubblichiamo. Ma le imprese non vi ricorrono, cioè non riusciamo ad intervenire, o almeno il corpaccione delle imprese, cioè dei 145.000 imprese attive, il 50, 60, 70% di quelle imprese. Allora il vero tema sul quale dobbiamo lavorare, su quello che noi faremo da qui nei prossimi mesi, è il tema dell'importanza del coordinamento tra l'ecosistema e tutti i suoi soggetti, cioè evitare che il gioco a somma sia zero. No? E questo quando è che accade? Quando abbiamo tante risorse, ognuno fa il suo, per cui non è che dice l'università ha fatto il suo, cioè sì, ha creato assunti ricercatori, il suo l'ha fatto, le risorse le abbiamo ottenute, sì, il laboratorio l'abbiamo creato, sì, quindi da questo punto di vista ognuno il suo l'ha fatto, ma non siamo riusciti, no? A trasferire le innovazioni a questo sistema che ne ha tanto bisogno. Allora il tema centrale, come vedete, è il tema del metodo, cioè capire come trasferire, e su questo abbiamo fatto un po' di considerazioni. Questa è un'ipotesi di modello descrittivo interpretativo, questa è un'altra possibile mappatura sulla quale lavoreremo, che vedete mette insieme tanti elementi, i settori, perché? Perché i settori sono diversi e le soluzioni per questi settori sono diversi e anche le innovazioni sono diverse, ma anche gli interlocutori sono diversi e quindi anche le modalità di trasferimento saranno diverse. Penso solo al tema del linguaggio, no? Quanto è importante. Se mettiamo un ricercatore che affronta determinati temi sui materiali compositi e una piccola microimpresa, è difficile che si parleranno, se non traduci in termini di pragmatismo e in termini di utilità, no? A che cosa serve, quanto costa, la metti sul mercato, che vantaggio puoi avere, quelle domande a cui provavamo a dare qualche risposta prima. E quindi da questo punto di vista diventa fondamentale. Laboratori dimostrativi determinanti, no? Quello che abbiamo fatto a Iesi. Poi però le imprese ci devono andare a vedere che cosa c'è. Ecco, allora su questo noi dovremmo lavorare. Questo sarà il nostro impegno da qui nei prossimi mesi, perché sarà poi il tema del convegno che affronteremo a giugno. Ci sono tutte le prospettive per fare, ci sono le risorse. La regione ha investito, sta investendo, c'è una legge regionale che si occupa specificatamente di questo, e quindi io ne ho parlato con l'assessore Carloni, abbiamo credo fatto un'operazione veramente efficace, adesso sarà il presidente Acquaroli a intervenire su questi aspetti, per cui però su questa strada dobbiamo procedere. Credo che questo incontro, questa attività che noi stiamo facendo da anni su questo sistema di micro e piccole imprese sia fondamentale. Come dicevo prima, Ilario, a noi non interessa perdere tempo e farci la domanda se piccolo è bello o non è bello, questo è quello che abbiamo, dobbiamo lavorare, valorizzare e investire su questo sistema. Presidente Acquaroli, a lei la parola.
buongiorno a tutti, grazie. Non vi capita di avere un rettore, faccio il coordinatore tanto spesso, quindi anche questo ho fatto oggi, Presidente. Dicevo appunto, buongiorno a tutti, ringrazio il magnifico rettore per il supporto a livello intellettuale, ma anche a livello diciamo materiale che sta dando a questa conferenza stampa. Chiaramente un saluto a tutti gli intervenuti in presenza. Finalmente diciamo stiamo vedendo un po' una fase di miglioramento che speriamo ci possa proiettare anche con maggiore fiducia a un ritorno graduale alla normalità. Una parola che abbiamo paura di citare tante volte, ma che credo, speriamo che possa essere il termine che utilizzeremo più di tutti da qui in avanti. Sicuramente parlare del trend della nostra economia in una fase così complicata e anche difficile è già un azzardo, no? Perché abbiamo avuto comunque un forte condizionamento della nostra condizione naturale, la condizione sanitaria ha prevalso su tutti gli altri aspetti sociali ed economici, quindi con i riflessi che si ha anche nella produzione e nell'attività che le nostre imprese devono sostenere. Devo dire che sinceramente sono molto preoccupato rispetto a quella che è la condizione che viviamo in questi giorni. Noi stiamo predisponendo una serie di azioni, di bandi, la programmazione europea, il PNRR, tutta una serie di importanti risorse da investire e distribuire per potenziare il nostro sistema, però la verità che riscontriamo in questa fase è una grave difficoltà dovuta al costo dell'energia. Il costo dell'energia è un elemento dirimente sulla competitività del sistema Marche e del sistema Italia, perché il costo dell'energia significa costo delle materie prime, che significa costo del prodotto finale, che significa inflazione. Quindi io ritengo che bisogna che la politica e le istituzioni mettano in campo una strategia importante per risolvere un problema che per noi italiani è annoso, ma in questo momento può diventare insopportabile a tutte le imprese, ma soprattutto alle piccole e medie imprese. Io ho avuto, e purtroppo devo fare da testimone, che stanno chiudendo in questi giorni, decidono di chiudere in questi giorni un numero importante di imprese, imprese che hanno una storia, imprese che hanno dato un contributo importante all'occupazione, imprese che davanti però prima alla pandemia, oggi ai costi dei rincari energetici, non riescono a poter immaginare un futuro. Quindi l'auspicio è che nella filiera istituzionale, sia l'Europa che l'Italia, noi cercheremo di capire se ci sono degli spazi per sostenere chi è più in difficoltà, ma sicuramente il ruolo e le risorse di cui dispone la regione, di cui dispone la regione non potranno fare la differenza, perché sono sicuramente risorse residuali. Però io credo che in questa fase bisogna cercare anche di dare un contributo e un segnale concreto in questa direzione. La sfida della competitività, magnifico, è esattamente in quello che dice lei, cioè non basta che un settore, una categoria, l'università, la regione e tutti gli altri soggetti che hanno un ruolo importante facciano il proprio. L'importante è che oltre che fare il proprio, questo proprio porti il risultato sperato e anche per cui ci si impegna. E credo che in questo senso le discussioni che facciamo tante volte, anche quando vediamo con estremo interesse la lettura dei dati sulla demografia, la lettura dei dati sullo spopolamento delle aree interne, la lettura dei dati della nostra economia, dei vari settori, debba appartenere a una visione complessiva e totale del sistema Marche, che non va ridiscusso, perché io sono d'accordo con chi dice che la piccola e media impresa non è una scelta, è quello che noi abbiamo e dobbiamo ringraziare la piccola e media impresa di essere presente, come dobbiamo ringraziare le grandi, ognuno per la propria vocazione, ognuno per il proprio ruolo, ognuno per il proprio importante contributo. Però sicuramente noi dobbiamo avere la capacità in questa fase particolare di sapere immaginare la costruzione di infrastrutture di tipo intellettuale, utilizzo questo termine, di strategie di tipo intellettuale, di tipo economico, di tipo finanziario, di tipo anche tecnologico a supporto del nostro sistema economico. Questo secondo il mio punto di vista è la reale importanza dell'azione che noi possiamo mettere in campo. La competitività del sistema risiede anche
nella capacità, nella comprensione di quella che è la fase che noi viviamo e nel reciproco disponibilità a discutere. A volte abbiamo parlato delle piccole dimensioni, anche oggi ripetutamente, però io credo ad esempio che le piccole dimensioni che abbiamo per effetto che risale ormai a tanti anni, possono collaborare con l'aggregazione, possiamo implementare un'aggregazione che pure non è che deve essere ritenuta una parolaccia, una perdita di dignità o un disconoscere qualcosa. Noi possiamo aggregare nei settori, nelle filiere, ma anche trasversalmente imprese, territori e costruire una maggiore capacità competitiva. Quindi è un lavoro che sicuramente è professionale, ma è dal mio punto di vista, anche dal punto di vista della giunta, della nostra regione, è molto intellettuale. Noi dobbiamo superare un muro che a volte è di campanile, a volte anche dovuto a una cultura che è presente sul nostro territorio, che dobbiamo semplicemente trasformare e trasformare quelli che possono essere limiti in opportunità. Certamente, non lo dico perché elencandoli potrei elencare tutte le tante iniziative fatte pure in una fase di passaggio, perché noi non ci scordiamo che in questo anno e mezzo abbiamo avuto una programmazione europea che volgeva al termine e una programmazione europea che sta per iniziare. Un PNRR che ci potrà proiettare delle risorse, ma che ad oggi non sono disponibili. Quindi tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto in una fase Covid complicata, difficile, cercando di dare un segnale che passa da una visione che poteva essere ritenuta più assistenzialista ad una visione che guarda più all'investimento, all'accrescere una capacità competitiva, a dare un impulso a chi vuole fare, innovare, a chi vuole cercare di fare, insomma, un salto di qualità, con tutto rispetto sempre per tutti, perché riteniamo che nel cercare di migliorare se stessi, migliorare il sistema, c'è anche la risposta a tanti nostri limiti. Ecco, in questo senso, dicevo, non voglio citare tutto quello che noi abbiamo messo in campo in questo ultimo periodo. A me piace dire che però la sfida di sistema è una sfida che si può compiere con la capacità di fare squadra e sinergia. Lo vediamo in tanti settori, l'abbiamo visto nell'internazionalizzazione, lo vediamo anche nella capacità di superamento di quel gap infrastrutturale che è un limite enorme. La nostra è una regione che comunque è di piccole dimensioni, nella logica globale, italiana, europea e internazionale. E una regione come la nostra, anche sotto il punto di vista della logistica, deve poter fare un passo avanti, concentrando gli sforzi e cercando di capire quella che può essere la strategia vincente. E ho citato la logistica perché sono giorni caldi per delle scelte importanti, ma anche per risultati importanti. Abbiamo visto riconoscere per la prima volta la nostra regione la continuità territoriale, che è un risultato straordinario, che io francamente non neanche potevo immaginare fino a qualche anno fa. Grazie a tutte le forze politiche che hanno dato il loro contributo, al Presidente Coltorti, che da Presidente della Commissione di Infrastruttura del Senato ha dato un contributo importante, a tutti coloro che ci consentono di poter diventare un territorio fruibile, perché la fruibilità ha un importante riscontro dal punto di vista della connessione materiale con i mercati, con le opportunità. Ecco, quindi andando a chiusura, perché non voglio rubare spazio, i tempi che viviamo sono tempi di passaggio, perché la pandemia è come se ha bloccato i nostri programmi, le nostre ambizioni, è come se ci ha estrapolato da quello che stavamo facendo, proiettandoci in una società completamente diversa. Però al di là di quello che è stato il periodo pandemico, io ritengo che i risultati, i dati, le prospettive le dobbiamo vedere in base a una nuova fase, che ci deve vedere protagonisti insieme, che ci deve vedere protagonisti con la consapevolezza che se vince il sistema, la nostra regione può tornare ad essere altamente protagonista, perché ne ha tutte le condizioni. Ma non può vincere un'impresa, un marchio o un territorio. Dobbiamo vincere insieme, perché la competitività presuppone lo stare insieme, l'aggregarci e vincere anche quelli che sono i limiti che ci ritroviamo per situazioni oggettive non imputabili a nessuno. In questo senso credo che la sfida che dobbiamo compiere è chiara a tutti, e però vedo anche intorno a questa
fase così complicata, la volontà, la voglia, la determinazione di tutti di dare un contributo determinante. E io a tutte le associazioni di categoria, a tutti i soggetti, le università, i soggetti che stanno dando il loro contributo a vario titolo, mi sento di ringraziarli veramente con sincerità e con lealtà, perché in questa fase più di tutto fare la differenza è la voglia di stare insieme e di mettersi in gioco. Grazie Presidente, allora andiamo a chiudere con Paolo Silenzi, Presidente CNA Marche, prego. Sì, grazie, un ringraziamento in primis al magnifico lettore ovviamente per il coordinamento e un saluto a tutti gli intervenuti. Diciamo che ogni volta Trend Marche ci fornisce una fotografia che descrive lo stato delle PMI marchigiane, appunto attraverso i numeri, i dati e le informazioni cerchiamo di evidenziare quelle che sono le reazioni e differenti in base ai settori di attività e il territorio in cui queste imprese appunto sono tenute ad operare. Contestualmente sono importantissime le politiche di sostegno e di sviluppo da mettere in campo nel breve e nel lungo termine affinché si possa raggiungere e massimizzare appunto gli effetti della ripresa appunto attraverso la crescita, l'orientamento e il supporto. Ecco perché oggi associazioni di categorie, gli istituti bancari, per la precisione Intesa San Paolo e l'Università Politecnica delle Marche e il professore Carlo Bo sono qui e siamo qui in rappresentanza appunto per realizzare appunto questo progetto. Le strategie, è stato detto che le strategie per la ripartenza sono sicuramente gli investimenti, si possono delineare come una strategia comune in genere per tutte le attività appunto propedeutiche per innovazione di prodotto e di processo e appunto fondamentali in questa fase di ripresa. È ovvio che sotto il profilo differenziale invece l'attenzione alla ripartenza dovranno fare leva sulla vocazione manifatturiera e sulla propensione all'export delle nostre imprese e cogliere appunto l'opportunità offerte dalla transizione digitale e green. E in modo appunto da ottenere un vero processo di ristrutturazione e innovazione delle nostre filiere. La vicinanza delle istituzioni a queste filiere è fondamentale per garantire un futuro e il lavoro nel nostro territorio. Il mondo artigianale è essenziale a sua volta per la nostra regione, un grande patrimonio economico, artistico e anche occupazionale che va assolutamente sostenuto e valorizzato. La semplificazione, l'accessibilità al credito e fare sistema, come diceva il Presidente, rappresentano ulteriori direttive da seguire, tra i protagonisti sicuramente le banche, le quali dovranno accompagnare le imprese nei percorsi di crescita e sviluppo, nonché da non sottovalutare con la fine appunto imminente delle moratorie, sostenerle ad affrontare la ristrutturazione del debito di queste aziende, perché molte si troveranno appunto ad affrontare questo tipo di situazione e sono sicuro, vedo il Presidente Paradisi presente in sala, che il Confidunico darà anche una mano in questo senso alle imprese. E tra i protagonisti appunto anche le università con le quali analizziamo dati e creiamo le strategie migliori e daremo il nostro contributo, magnifico Rettore, proprio per il convegno che ci sarà a giugno, come ci diceva prima lei. Importantissimo anche la Regione Marche, ringrazio il Presidente Acquaroli per il sostegno e l'aiuto con il quale noi associazioni di categoria orientiamo i bandi a sostegno di tutte le attività produttive e ringraziamo la Regione perché ci mette a terra sempre quelle risorse appunto insieme, non dimentichiamo, a Camera di Commercio e anche al Confidunico. Le risorse sono importanti ovviamente, ma anche le linee da intraprendere, come si diceva prima, lo sono altrettanto, ecco perché Trendmark offre sempre spunti e riflessioni supportati appunto da numeri, analisi e statistiche, appunto contribuendo ad essere un primo passo, no? Potrebbe essere per la realizzazione di che cosa? Di, come diceva prima il Presidente, di un progetto, di un modello per le Marche del futuro, no? Con al centro le Marche e le piccole imprese. Quindi l'auspicio è di dare continuità e rafforzare la collaborazione che ha sempre contraddistinto il nostro impegno nel sostenere, promuovere e valorizzare la nostra bellissima regione. Vincere insieme, come ha detto il Presidente Acquaroli, sarà una delle nostre mission per il futuro. Grazie. Bene, più che una conferenza stampa, questo è stato un vero e proprio convegno. Credo che tutto il materiale verrà dato alla stampa e verrà distribuito. Grazie a tutti, a me è piaciuta molto. Arrivederci. Un applauso magnifico che si presta.